Per la saggistica, un libro che si chiama Antitotalitari d'Italia, scritto da Massimo Teodori, storico della cultura americana e esponente dell'area liberal radicale italiana, che ricostruisce 50 anni di storia della nostra Repubblica italiana da un punto di vista particolare, casa editrice Rubbettino. Donatella di Pietrantonio, L'età fragile, un libro che racconta una vicenda molto a suo tempo importante e tragica che si è verificata in Valle Peligna, e partendo da lì ha ricostruito una serie di rapporti familiari dando spazio e voce a quelle che sono una serie di problematiche che le famiglie abruzzesi si trovano a vivere. L'età fragile, casa editrice Einaudi. Giorgio Zanchini, Esistono gli italiani, in cui si ricostruisce innanzitutto le caratteristiche dell'italiano di oggi, come si è formato il carattere degli italiani e soprattutto come questa Italia convive oggi con i nuovi italiani. Una chicca, è stato rinvenuto un libro di Benedetto Croce, Il quaderno segreto, che verrà presentato venerdì 26 pomeriggio dalla professoressa Emma Giammattei, che ha curato questo libro e che entrerà a far parte di quella che è il panel di tutti i libri che fanno parte dell'eredità culturale di Benedetto Croce. Dedicheremo un riconoscimento alla memoria, in memoria di Luca Serianni, uno dei nostri membri della giuria scomparso tragicamente 2 anni fa, incentrandolo sulle buone pratiche di una delle scuole abruzzesi che fa rivolta al territorio. Parleremo di Pescara, che alla luce di quello che è accaduto in questi giorni è una cosa importante.